sono già gli innocenti, presidente del circolo degli ambienti di Tivoli. Allora, anche voi siete impegnati in questa battaglia contro la discarica? Sì, fin dal primo momento, perché è troppo importante, non è possibile portare 2.800.000 metri cubi di immondizia a due passi da Villa Adriana. Stiamo parlando solo della quantità iniziale. Ho capito. La domanda che ho fatto un po' a tutti: la Polverini ha chiuso, non ha aperto un tavolo di trattative, non c'è disponibilità assoluta. Con noi non parla non solo con il circolo di Tivoli, che è una piccola cosa, anche se importante, ma non parla neanche con Legambiente regionale, che ha comunque anche proposte, no? E cioè non parla solo di discariche, del no alle discariche, ma parla anche di come risolvere il problema dei rifiuti nel Lazio, e cioè con un piano rifiuti serio. Ma al momento la grotta è già chiusa? No, ma la grotta non è. Funziona ancora? Io credo che probabilmente dovrà avere delle proroghe, perché altrimenti da qui alla fine dell'anno i rifiuti non sappiamo dove portarli. Ho capito. La situazione al momento è statica? La situazione è statica, ci sono dei ricorsi in realtà in corso, fatti dai comitati e dagli imprenditori della zona, che hanno approfittato dell'agro romano antico e di tutto quello che la provincia sta facendo per la sua valorizzazione, e hanno impiantato vigne, oliveti biologici, quindi vedono compromessa tutto questo sviluppo agricolo importante da una discarica, perché intorno, nel periodo di 5 km da una discarica, non è possibile ottenere la certificazione biologica. Ripeto. Le prossime mosse da parte vostra? Le prossime mosse sono queste: continuare a fare informazione nei confronti della presenza sul territorio, fare in modo che tutte le contraddizioni escano fuori e coinvolgere non solo, ed è importantissimo, la cittadinanza, ma coinvolgere anche le istituzioni sensibili. Domani per esempio invieremo una lettera molto circostanziata alle sovrintendenze, perché stiamo parlando proprio del sito di discarica di un sito archeologico importante.